Simple Minds, Don't You, tra parentesi, Forget About Me, ma invece non mi dimentico mai About Her, che è la nostra Her teatrale, lei, la nostra regina del teatro, Tamara Malleo, sì. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora, grazie, non farlo, ecco, ascolta un attimo però, prima di iniziare, non farlo mai più di non presentarti un giovedì, perché noi abbiamo sentito la mancanza tutta la settimana. Cioè, non è che perché allora, se tu arrivi il giovedì noi siamo tranquilli, no? Se tu ci stai un giovedì noi sentiamo la mancanza tutti i giorni, però non solo il giovedì poi, capito? Cioè, è peggio. Ma se mi avete, diciamo, sostituita brillantemente. Cosa dici? Ma a proposito di teatro, ti devo dire una cosa. Ce lo dici, io sai che non mi ricordo neanche chi c'era giovedì scorso. Però va bene, chiedo scusa agli ospiti di giovedì scorso. No, però ti voglio dire che questa settimana ho riflettuto su una cosa. Vai. La collego ad un incontro che ho avuto a teatro, cioè ho conosciuto il fondatore di Gomma Lacca Teatro, che è una compagnia che lavora a Potenza, che la settimana scorsa ha portato uno spettacolo qua a Milano, e che mi ha detto una cosa bellissima riguardo al teatro e che mi ha fatto pensare, cioè noi andiamo a teatro come se fosse un appuntamento, no? Quindi ci prepariamo, ci spostiamo, ci impegniamo, no? per questo incontro, però questo incontro si può rivelare in molti modi. Quindi può essere un colpo di fulmine, può essere una grande delusione, può essere un ci riproviamo, può essere invece una grande storia d'amore e quindi tu continuerai a seguire quella compagnia, quell'attore e quell'attrice. E ho pensato che in realtà il teatro non ti deve per forza restituire quello che tu vorresti, ti restituisce qualcosa. E in questo qualcosa c'è anche la delusione, c'è anche, diciamo, l'idea che non corrisponde a quello che tu pensavi, e quindi non è detto che per forza quando si va a teatro si debba tornare contenti, felici, soddisfatti, no? Ci sono tante, una gamma di emozioni infinite andando a teatro. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare, ho detto, la devo dire in trasmissione da Fabio, perché in realtà il teatro... Non devi pensare di andare a teatro e dire per forza che bello, ti puoi anche annoiare una sera a teatro ed è giusto che sia così. E quindi pensate di andarci, ma di andarci senza, insomma, trovando quello che il teatro ti restituisce, cioè un'emozione che possa essere positiva, negativa, proprio come la vita, no? Diciamo alte aspettative per le emozioni, basse per il gusto, nel senso non avere aspettative sul gusto, il gusto arriva dopo. Sì. Sì, okay, esatto, cioè non bisogna aver paura di dire non vado a teatro perché poi magari mi annoio. Sì, può darsi, può succedere, no. È capitato anche a me, però comunque ti restituisce qualcosa, ecco, e ti permette di andare avanti, di dire la prossima volta sarà diverso, e poi potresti incontrare invece il grande amore, no? Quella compagnia, quell'attore o quell'attrice che ti dirà sì, voglio seguirla, voglio vedere tutti i suoi spettacoli, mi piace la sua poetica. Ok, diciamo che ti sei salvata in corner perché pensavo che Gomma Lacca ti avesse fatto annoiare, invece no, è la grande compagnia invece di cui ti sei innamorato. Ok, no, va bene. Esatto. Salutiamo gli amici di Gomma Lacca. Perfetto. No, però ormai passato, quindi non posso farlo. Ma lo capite perché voglio Tamara Malleo? Cioè, chi è che alle 8:10 alle 8:10 del mattino può farvi un ragionamento così pieno, complesso e che porta però tanto contenuto in sé? Qualcuno... Solo Tamara Malleo. Io no. Quindi io ma alzo le mani. Qualcuno avrà pensato, ma questa la mattina si fa sti ragionamenti, ma non può solo alzarsi e fare colazione. No, perché tutti quanti li facciamo questi ragionamenti prima di andare a dormire, poi ce li dimentichiamo, tu invece li hai immagazzinati. Io li faccio la mattina quando ci svegliamo. Ecco, vedi, allora, vedi, torniamo ai tre appuntamenti. Vai. Allora, ti dico subito uno spettacolo che c'è in scena soltanto fino a domenica, ma secondo me vale la pena. Scene da un matrimonio, Teatro Franco Parenti, quindi ci troviamo in Porta Romana. Scene da un matrimonio è tratto chiaramente dal famosissimo film di Ingrid Bergman, ma è una rivisitazione, quindi è attraversato in un modo molto, in qualche modo fedele ma originale.
la regia è di Raphael Tobia Fogel. In scena ci sono due attori meravigliosi che sono Fausto Cabra e Sara Lazzaro, che in questo momento ha un'attenzione particolare perché è stata una delle protagoniste di Doc Nelle Tue Mani, che è una fiction molto famosa di Rai 1 con Luca Argentero. Sì, mia moglie è a casa ammalata e si sta guardando tutte le stagioni su Rai Play. Cioè, ho scoperto ieri questa cosa. Quindi... visto l'Argentero sul mio televisore, che ci fa l'Argentero lì? Tutte se le sta guardando. È arrivata la stagione del Covid, quindi siamo ancora agli inizi. Credo. Siamo un po', ecco, siamo un po' indietro. Sì. Ma in scena appunto ci sono Fausto Cabra e Sara Lazzaro che interpretano un uomo e una donna, ma potrebbero, cioè, si parla di una relazione di coppia, quindi mm-hmm. potrebbe essere al di là del genere uomo-donna, e si parla appunto di relazione. Che cosa c'è alla base di una relazione? Perché questa coppia è sposata da 10 anni, sembra tutto perfetto, hanno due bambine, la vita sembra non essere intaccata da nessun problema, da nessuna discussione, improvvisamente... E invece, improvvisamente fanno un'intervista che porta a galla delle piccole incomprensioni. Piccole incomprensioni che però crepano questo rapporto e portano invece in superficie tutto un non detto, tutto un represso che si è alimentato nel corso degli anni, ma non soltanto tra loro due, ma anche in relazione a loro due nei confronti del resto del mondo, quindi nei confronti della famiglia, nei confronti del lavoro, nei confronti di quello che sono all'interno del mondo. E questo porta ad un'esasperazione tale che a tratti porta ad una incomunicabilità e soprattutto si rivelano degli analfabeti sentimentali. Cui, ah, interessante. Sì, nel senso che non riescono a riconoscere le proprie emozioni, non riuscendo a riconoscerle, non sanno come dialogare con queste emozioni, e queste emozioni si scontrano violentemente fra loro e generano delle situazioni estreme, a volte anche drammatiche, e ci si chiede alla fine che cosa c'è alla base di una relazione, che cos'è l'amore in una relazione. E quindi, vabbè, è uno spettacolo molto intenso, è bellissima la scenografia di Nicolas Bovei, e ci sono le musiche di Matteo Ceccarini, quindi un lavoro molto accurato nei confronti di tutto quello che è anche lo spazio intorno, lo spazio sia, diciamo così, fisico che musicale, che crea l'atmosfera. Quindi Teatro Franco Parenti fino a domenica 24, Scene da un matrimonio. Va bene. Ci spostiamo invece, tutt'altro genere, ma in qualche modo si ricollega, e cioè ci spostiamo al Teatro Elfo Puccini, okay, dove fino al 24 aprile, quindi avete un veramente però non dirlo, perché poi la gente dice e poi non ci va, invece no, correte anche lì, fate finta che oggi sia il 23 aprile, così almeno, esatto. Ecco, sennò poi... Giorni Felici, che è un grande classico del teatro di Samuel Beckett, in scena ci sono Elena Russo Arman, che è una delle anime del Teatro Elfo Puccini, insieme a a Roberto Di Bitonto, che lei è Winnie e lui è Willy. Ci sono queste due anime, no? Nel deserto, in questa immobilità. E quali sono i giorni felici? Quali sono i giorni felici? Winnie ce lo racconta, ma davvero saranno giorni felici questi due esseri solitari, perché poi al centro c'è la solitudine, in un mondo che si sta estinguendo. Cosa ci raccontano, no? Cosa ci raccontano in questa ripetitività che arriva all'estremo, in questo mondo che appunto Samuel Beckett ci racconta l'attesa, no? E l'immobilità in una maniera surreale, però poi le parole sono veloci, le parole arrivano e ci travolgono, e questa immobilità contro la velocità di parole che ci avvolgono e ci portano in un mondo che quasi non riconosciamo, ma che in realtà sappiamo, sentiamo che c'è qualcosa che ci porta dentro di noi. Quindi la regia di Francesco Frongia, regista del Teatro Elfo Puccini, vi consiglio di andarci, è sempre un grande classico del teatro, quindi chi non conosce Samuel Beckett lo scopre, chi lo conosce conferma. È uno sguardo, diciamo così, molto Elfo Puccini, ricordatami dove vai, che sei bravissima, scusami, in questo. Sì, esatto, scusami. Teatro vai. Elfo Puccini, che si trova in Corso Buenos Aires tra la fermata Lima
o Porto Venezia, dipende da dove arrivate. Diciamo che Lima è quella più vicina, perché sono veramente 2 minuti a piedi. Allora, chiudiamo con un teatro che so che è molto a te caro, ma ultimamente ne parliamo e quindi sono contenta. Sai che c'è, aspetta, non dirmelo, perché ne ho 2 o 3, quindi voglio capire. Ok, perché ne ho pensati almeno 3, pensa ormai. Sì, vai, allora, vai. Siamo al Teatro della Cooperativa, okay, sì. Siamo in zona Niguarda, Renato Sarti, che è l'anima del Teatro della Cooperativa, ci ricorda che la storia non va ricordata soltanto il giorno della memoria, ma sempre, soprattutto una storia che ci riguarda e che c'è molto vicina. In questo caso, fino al 24 marzo, quindi a domenica, c'è in scena un suo grande classico, che è Matilde, il tram per San Vittore. In scena ci sono, scusami, Rossana Mola e Marta Marangoni, che appunto Marta Marangoni fa parte dei Du per Du, quindi un'anima che è molto presente anche al Teatro della Cooperativa, e si racconta appunto la storia di donne, madri, mogli, sorelle e figlie che si precipitano al carcere di San Vittore, dove vengono rinchiusi i loro mariti durante la Seconda Guerra Mondiale. Appunto vennero arrestati nei stabilimenti a nord di Milano centinaia di lavoratori di Sesso San Giovanni, e quindi le donne poi andarono appunto al carcere di San Vittore per riconoscere i propri mariti. Come sempre Renato Sarti parla di una storia legata al periodo della Seconda Guerra Mondiale, un periodo che sembra essere un periodo ricordato nelle scuole, studiato, ma in realtà viene spesso dimenticato, soprattutto quello legato al nostro territorio. Quindi Renato Sarti mette al centro una storia che riguarda Milano, la storia di uomini e donne di Milano, legato al periodo appunto della Seconda Guerra Mondiale. Come sempre mette in luce anche il non eroismo, perché poi alla fine si racconta sempre la storia di donne e uomini che hanno fatto delle cose eclatanti. In questo caso lui racconta la storia di donne e uomini che hanno fatto una vita comune, no? Una vita come quella, come la nostra, che però non deve essere dimenticata, perché sono vite che si sono opposte al fascismo e al nazismo pagando un caro prezzo, e quindi spesso la vita. Quindi questo al Teatro della Cooperativa, zona Niguarda. Perfetto, esatto. Perfetto. Tami, quindi, grazie. Allora, come grazie sempre, ci hai portato in ottimi luoghi a riempirci la pancia e la testa di cultura. E quindi mi ricordo che la prossima settimana, sì, anche se si avvicina Pasqua, ci sono gli spettacoli. Quindi, sì, no. Sì, no, giusto. Vero, scusa. No, effettivamente è vero, perché la Pasqua, infatti, sì. Da lì la famosa cosa del viola in televisione e a teatro, ad esempio. Proprio da lì arriva. Infatti, diciamo che il venerdì precedente alla Pasqua, diciamo così, non è esattamente un momento. Infatti, per qualche giorno gli spettacoli si fermano, ma in realtà noi raccontiamo appunto il teatro nelle sue varie spezzature. Sì. Quindi troverò qualcosa comunque da fare. Assolutamente. Io ho una tradizione: il venerdì prima di Pasqua guardo sempre Jesus Christ Superstar. Proprio una roba. Sì, ho questa tradizione in famiglia ormai che si fa da anni. Bellissimo. Cantando, ormai canto e ballo anche. Cioè, interpreto i vari personaggi. I musical sono fatti anche per quello. Sì. Ormai, comunque, ovviamente il pezzo che viene meglio è quello di Erode. Lo sanno tutti. Chi ha visto lo spettacolo può capire. Comunque, Tamara, grazie. Ricordaci dove possiamo trovarti e rivederti anche. Allora, se proprio volete, allora, il venerdì sono in onda su Milanao, canale 191 con Teatro Mania, e il lunedì su Antenna 3, canale 11 del Digitale Terrestre. Ecco. Sai cosa si diceva una volta a questo punto, poi? Memorizzate i videoregistratori, si diceva così, no? Capito? Memorizzate i videoregistratori. Fabio, li conosciamo io e te. Sì, oppure di sì. No, forse neanche più chi. No, quello proprio zero. Quello zero. Va bene, dai, Tamara, grazie mille. Allora, grazie, buona a giovedì prossimo. Ciao, grazie mille. Andiamo avanti con la musica. Lui è Joliet, che dice che è un po' io per me, tu per te, tu per chi ti vuoi, più o meno. Dice una cosa del genere. Joliet, i per me, tu per te.